Grazie all'apporto delle associazioni, dei sindacati e della ASL siamo riusciti a individuare le vere problematiche del nostro territorio, vere problematiche nel senso che, come abbiamo visto durante la pandemia, ad esempio, quella che noi ritenevamo una povertà emergenziale è diventata una povertà strutturale, per cui abbiamo dovuto per forza prendere in considerazione questo aspetto, ma proprio per guardare anche ai nuovi bisogni che verranno in relazione alla povertà, perché poi quando una persona, quando una famiglia si trova con un disagio economico, è chiaro che inizia a vivere anche un disagio sociale, ma anche di isolamento. Per questo abbiamo considerato molto importanti le misure, da adottare per, contrastare questo Per fenomeno. esempio? Partiamo, da un punto di vista proprio della casa. Sappiamo come, ad esempio, uno dei problemi più importanti, non solo a Teramo, ma in tutta Italia, a causa della mancata costruzione di nuovi edifici popolari, il problema casa tocca tantissime famiglie. E allora abbiamo considerato, a parte i progetti che abbiamo già presentato, l'housing first e la stazione di posta, abbiamo considerato di iniziare a lavorare su un co-housing sociale molto forte e molto articolato sul territorio, proprio per dare risposta a tutte quelle persone che per una serie di situazioni e di criteri che non raggiungono, non riescono ad ottenere un alloggio popolare e quindi si trovano in una situazione di emergenza abitativa. Partendo da lì, abbiamo considerato anche tutte quelle situazioni che servono a sostegno, per le famiglie che si trovano in difficoltà economica, che però non è questione di contributi economici che noi diamo, sono i servizi che noi andiamo a fornire, quindi cercando di costruire un pacchetto, proprio per dare sostegno e quindi, pensando alle famiglie che per esempio sono monoreddito, le giovani coppie che magari si trovano anche ad avere dei lavori, precari, che quindi non continuativi anche da un punto di vista finanziario, riescono attraverso tutti questi servizi a raggiungere comunque un livello sociale adeguato. Un piano sociale che già è operativo. È un piano sociale che sarà operativo a partire dal prossimo Consiglio Comunale, però è chiaro che quando parliamo di piano sociale parliamo di sicurezza sociale in realtà, perché sono soprattutto tutti i servizi che devono mirare all'integrazione sociosanitaria, perché nel momento in cui una persona viene presa in carico dal servizio sociale automaticamente deve avere il suo fascicolo personale anche all'ASL, perché nel momento in cui ad esempio parlo di disabilità, quando parliamo di disabilità molte volte noi pensiamo solamente alla persona con disabilità, ma non pensiamo anche a tutta la famiglia, perché viene preso in carico non solo dai servizi sociali ma anche dall'ASL. Quanto è ampia la sacca di povertà sul territorio del comune di Teramo? Allora, noi stimiamo che comunque dai numeri che abbiamo relativi soprattutto alle stime del reddito di cittadinanza, noi come comune abbiamo almeno 2.000 famiglie che prendono il reddito di cittadinanza. C'è bisogno di fare però c'è bisogno però di fare un chiarimento. Quando parliamo di reddito di cittadinanza non dobbiamo immaginare che tutte le famiglie prendono 1.000, 1.500 euro. Questi dati che vengono dati in maniera così anche un po' populista sui giornali, ma dobbiamo considerare che molte persone magari hanno un contratto per cui prendono 500 euro e quindi il reddito di cittadinanza serve soprattutto per superare quella soglia di povertà e prendono una quota di 140 euro.